Yugi a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi sono qui con il nuovo episodio del podcast a questo giro con Ludovico Rizzo, che è riuscito a vincere il mondiale di GOT nel 2023 con Chaos Turbo. Detto questo però ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio per l'acquisto di tutto ragazzi. C'hanno Funko, Trading Card Game, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh, Magic, c'hanno tutto, giochi da tavolo, cioè ragazzi è il mondo del nerd. Quindi se volete un piccolo sconto e ovviamente supportare la causa, vi ricordo che trovate il mio referral link e il codice sconto qua a fianco. Mentre per quanto riguarda tutto quello che è coreano e giapponese di Yu-Gi-Oh, trovate il mio referral link di Jackstore qua sotto in descrizione, insieme anche al codice sconto. Quindi se volete sbustare con poco, io una capatina ce la farei. In più, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, procediamo col video. Ciao Ludo, grazie mille per aver deciso di partecipare a questo episodio del podcast, mi fa molto piacere. Adesso inizia a raccontarti, spiega chi sei e nel pratico come siamo arrivati a fare questo episodio. Ciao a tutti, sono Ludovico Rizzo, ho vinto l'ultima edizione del Mondiale di Goa 2023. Ho iniziato a giocare il formato più o meno 2021, venivo dall'avanzato, ma diciamo che ormai erano anni che giocavo avanzato però senza interesse. Più o meno mi sono approcciato a Yu-Gi-Oh in generale 2010-2011 e diciamo che ho giocato principalmente online con l'avvento di Dueling Network. E niente, nel 2021 mi approccio a GOT Format, mi piace da subito il formato. Poi conoscendo un altro ragazzo che si chiamava col nick di Young Sexy MF dal vivo Alessandro Bobba, iniziamo a giocare il GOT un po' più seriamente. Era post lockdown, quindi c'è questo torneo grosso di Goat a Milano, più o meno 150 persone, che era il primo torneo di Goat che facevo seriamente. Finisco in top 4, questo ragazzo invece vince il torneo, appunto Alessandro Bobba, giocavamo la stessa lista carta per carta, io chiudo primo in Svizzera ed era appunto l'omonimo mazzo Chaos Turbo che poi 2 anni dopo mi ha portato a vincere il mondiale. E diciamo che al tempo non conoscevo molto bene come funzionava il circuito online, perché poi alla fine il Goat è basato sul circuito online di goatformat.com. e alla fine dopo questo torneo ho iniziato, ho fatto lo switch e sono passato full time a Goat Format. Mi sembra giusto, cioè alla fine i formati sono anche più facili da gestire rispetto al competitivo, comunque tanto sì, abbiamo entrambi un'età e diciamo che col lavoro è un po' complicato gestire tutto. Sì, diciamo che la cosa buona è innanzitutto il fatto che comunque non devi ricomprare le carte e poi la banlist è sempre quella e quindi hai anche più tempo per studiarti il formato, sì, diciamo. Parlando adesso del torneo, come, cioè lo sappiamo, hai vinto, però come è andato nello specifico? Cos'è successo durante i vari turni? E effettivamente che mazzo hai portato? Allora, c'è da dire che io mi sono qualificato al mondiale con Warrior e al mondiale stesso invece ho giocato Chaos Turbo. Era da un po' che non giocavo il formato, cioè pre-mondiale io mi sono qualificato a marzo, il mondiale era ottobre, ho preso addirittura 2 qualifiche consecutive, a 2 major online le ho prese, perché ci sono vari modi di qualificarsi, ci sono dei tornei grossi dal vivo, ma solitamente ci sono anche dei regionali, 2 regionali ogni mese per qualificarsi. Io l'ho fatto a 2 tornei major che sono chiamati GFC e FLC, cioè sono i tornei più grossi proprio online, e sono arrivato terzo ad entrambi con la stessa lista di Warrior. Okay. Che per chi non lo sapesse, Warrior è il secondo mazzo migliore di Goat dopo Chaos Turbo ed è un antimeta di per sé, quindi è un mazzo nato proprio per battere Turbo. Io l'ho presa con Warrior e poi al mondiale, siccome non giocavo da tanto, parlando con un mio carissimo amico Daniele Casiraghi che saluto, stavo decidendo un po' cosa giocare. All'inizio avevo pensato di giocare FTK Library, ho detto vabbè me la gioco un po' così ai dadi, perché ero veramente un po' stanco del formato, avevo fatto tanti top durante l'anno però non ero mai riuscito a vincere un torneo grosso, quindi ero già passato Edison dove avevo vinto già un paio di tornei grossi online. E però alla fine lui mi fa no giocati Chaos Turbo, il mazzo più forte, lo sai giocare bene, e alla fine mi ha convinto, quindi alla fine ho portato Chaos Turbo. Non ho testato quasi nulla perché era appena uscita la ranked di Edison su DB, quindi mi ci ero fatto prendere la mano. Il torneo è andato che il turno 1 ho preso il mirror di Chaos Turbo,
contro un tizio che poi è riuscito a fare top 4, non so come, abbastanza scarso, però mi ha battuto 2-1 facendo anche tanta fatica, prendo full Trinity tutti e tre i game e quindi parto 0-1. Però siccome non avevo tante aspettative ero abbastanza rilassato. Poi il secondo turno ho preso un God Control e l'ho battuto andando quasi decaut. In tutto ciò avevo già perso, stavo 1-1 con i dadi. Turno 3 prendo forse uno dei giocatori più forti online, Ivan Rossitto, forse il più forte di Chaos Turbo, che là perdo un altro dado e riesco a vincerlo 2-1 e quindi vado 2-1. E poi prendo un altro dei giocatori più forti di Goa, James Ark, e perdo e quindi vado 2-2 al mirror di Turbo sempre. Dopodiché prendo Warrior, se di killa, altro giocatore molto forte, riesco a vincere, quindi vado 3-2. Dopodiché prendo un altro Turbo, vado 4-2. Mi pare che prendo un mazzo strano, era un mazzo con gli Zaborg che poi ha fatto Topotto di Marzocchi, un italiano. L'ho preso l'ultimo turno di Svizzera, giocava tipo una sorta di recruiter con Angeli, Zaborg, Decreto. Abbiamo fatto un match assurdo anche se eravamo già entrambi in top, perché la top era abbastanza ampia, eravamo 80 giocatori ed era top 32 il dei due, e alla fine la spunto io perché gli ho fatto finire praticamente quasi tutte le risorse a G3, e quindi alla fine chiudo 5-2, arrivo tipo tredicesimo in Svizzera se non sbaglio, ed era appunto top 32, quindi entro pulito 5-2. Tra altre cose, la cosa assurda, perdendo 6 G1 e perdendo 5 dadi, ma proprio beccandomi delle FTK'ate, mi sembra un tizio al penultimo round di Svizzera mi ha tirato tripla dashshoot, che penso non mi era mai successo che uno mi aprisse tre dashshoot di primo. Però vabbè, la cosa figa del torneo, cioè figa, la particolarità è che si giocava a liste aperte. Questo perché? Perché ai tempi pre-YCS, quando esistevano gli Shonen Jump che erano solo in America, si giocava a liste aperte la top. E io avevo montato il mio mazzo proprio per quello, perché se poi uno va a vedere la mia lista, io avevo i decreti di side, capri e meta in modo tale da fare degli smoke screen, in modo tale da essere un po' imprevedibile, no? Nel senso, magari becco un mirror match, un match me lo gioco con le trappole normali che ho, un altro gli metto decreto. Soprattutto, diciamo, cose fatte per avere un minimo di edge contro i giocatori forti che mi aspettavo in top, non magari al day 1. E niente, il day 2 parte e la sfiga vuole che becco subito in 32 un mio amico di Milano, Daniele Casiraghi. Perché? Perché la top, tra l'altro, funzionava a double elimination, quindi col bracket doppia eliminazione, quindi abbastanza tipico, però nel Goat è molto popolare questa cosa, nel circuito online. E insomma, batto questo mio amico al mirror di Turbo, poi in top 16 prendo un Warrior, gli do il 2-0 facile, in top 8 becco un altro italiano, gli do il 2-0 al mirror di Turbo, in top 4 becco il tipo che mi aveva battuto il round 1 e gli do il 2-0, e poi in finale becco AirTagro due volte, perché appunto era doppia eliminazione, lo batto una volta, poi lui ritorna su nel bracket e l'ho battuto entrambe le volte senza aver bisogno di usare la vita extra. Ecco, diciamo che dei 1-5-2 e dei 2-6-0. Cazzo, diciamo che è ripartito veramente male. Ero partito male, sì. Diciamo che il day 2 mi ha aiutato anche a vincere qualche dado in più, perché il day 2 mi pare che ho vinto 4 dadi su 6, mentre il day 1 ne avevo persi 5 su 6. Diciamo che anche il dado sposta. Sì, lo dice una persona che non vince un dado da mai, e quindi so cosa si prova a partire sempre secondo. Ma vabbè, detto questo, parliamo adesso del mazzo. Voglio che mi spieghi un po' la lista, se c'è qualcosa che cambieresti o se è tutto perfetto. O anche se c'è qualche touch particolare dentro, eh. Sì, allora diciamo quando ho pensato il mazzo, ho detto che non avevo testato tanto, però comunque avevo una conoscenza grossa di Chaos Turbo. Io mi ero qualificato anche l'anno scorso al mondiale. L'anno scorso l'avevo ragionata così, l'avevo ragionata dicendo punto tutto al mirror match, perché voglio avere un edge contro i più forti. Più forti, 99% giocano turbo. C'è qualche giocatore di Warrior, ma più forti giocano turbo. Quindi l'anno scorso avevo portato due Mind e due Dashut di main, e l'ho guerrito al mirror. Morale della favola, turno 1 Barn, turno 2 Warrior, turno 3 Warrior, ero già fuori. Quindi quest'anno cosa ho detto? Quest'anno ho detto voglio giocare una lista il più generico possibile, perché voglio essere sicuro di arrivare in top. Perché top 32, quindi basta che ne vinco 4 su 7, sono in top. Poi una volta in top ci pensiamo, però quantomeno una top me la voglio togliere. E nella lista, infatti, se uno la guarda è abbastanza basic, l'unica cosa che ho giocato è stata una monoshoot, però la monoshoot oramai è anche abbastanza standard in turbo, perché comunque anche se non becchi mirror match turbo c'ha tanti scartini, c'hai le wing blast, c'è la card destruction, c'hai il tribe, la charity. E di side, appunto, come dicevo prima, ho pensato di giocare i decreti, le capre e le meta. L'unica cosa nel main, ho deciso di portare le ali della fenice appunto invece che la Rai Jakey Break. Questa va un po'
po' a preferenze personali. Diciamo, per come la vedo io, Ali della Fenice ti dà un vantaggio al mirror, quindi ho detto voglio giocare una carta che mi dà vantaggio al mirror, però senza dover troppo sacrificare gli altri matchup, perché se avessi giocato Mind e beccavo Barn o Warrior era completamente morta. Stessa cosa la seconda Shoot. Invece diciamo che Ali della Fenice è un po' più worse contro Warrior e Barn, però non è ingiocabile, cioè alla fine comunque sempre qualcosa ci fai. Però al mirror ti dà quell'edge che serve. Perché? Perché la Raijin Keybreak, se inizia a spaccare i Sangan, i Serpente, ma anche banalmente spaccare un Dark e daglielo al Grave per i Chaos, inizia a diventare un meno. Invece la Fenice fatta sui mostri 7 come se avessi dei Nocchi in più. Ok, ok, interessante. Diciamo che non te posso di niente, perché nel pratico ti hai fatto top, io gioco Warrior, quindi non credo di poter metterci bocca su Chaos Turbo. Poi, parliamo adesso un attimo dei premi. Cosa ti sei intascato? Tanto sei arrivato primo, i giocatori erano tanti e mi sa che il premio ne valeva la pena. Sì, diciamo che ho preso la cintura come trofeo, se lo faccio vedere. Sì, sì, vai, vai. Questa qua, del Goat. Poi 2000 euro cash, sono arrivati subito. Un set di token personalizzato loro, molto carino. Playmat e uno zaino. Onesto. Erano tutta la top del mondiale, anche quello abbastanza carino con poche charity. Questo ho preso come primo posto. Adesso tocca per forza montarsi Chaos Turbo Max Rarity con quei 2000 euro. Mi sembra un buon investimento. No, non mi sembra un buon investimento. Vabbè, almeno così inizi a giocare in real, bello, dimostri la tua superiorità sugli altri. Vuoi mettere una dash shoot super, quanto è potente? Quella scarta 2. Potente quella. Però mi sa che non basta tutto il premio del mondiale per montarsela. Già solo la dado un paio di dash shoot, mi sa che è già finito il budget. No, adesso non costa così tanto. Però te ne leva un bel pezzo, eh. Comunque, cavolata a parte. Passiamo adesso alla tier list. Perché ti ho portato un po' di mazzi e vorrei capire cosa ne pensi di loro e effettivamente quali sono i mazzi più forti e più deboli. Ok, vabbè, partiamo dal primo. Il primo penso sia Gatto Barn, no? Sì. Giusto? Sì, per sì. Gatto. Allora, diciamo che Gatto, come tutti Barn, addirittura Barn ha vinto un mondiale, per chi non lo sapesse, 2022. Però è stato quel mazzo un po' scintilla, diciamo. Quando la gente non se l'aspettava era fortissimo. Poi la gente ci ha imparato a giocare contro, sono spuntate delle belle carte di side. Quindi ora direi che poi nello specifico Gatto Barn lo metterei nella tier B. Ok. Non è neanche così, diciamo, brutta. No, non è così brutto, è il classico mazzo scam, lo direi, il gatto nello specifico, nel senso che tu ci perdi in torneo, poi lui non toppa di solito, però qualche volta il suo lo fa, perché comunque se inizia a pescare bene fa grossi danni. Bene. Secondo penso che sia House Control, no? Sì. Con Decreto. Mm-hmm. Anche questo è stato un mazzo nato per battere Turbo. Io ci ho perso la finale di un torneo grosso, sempre a Milano, da sto mazzo, perché non ero pronto per Decreto, ma lo metterei sopra lo metterei categoria A, perché comunque Chaos Control è un buon mazzo, è bricca un po' più di Turbo, però comunque è un mazzo più solido rispetto a Gatto. Ok, questo dovrebbe essere Chaos Turbo, credo. No, Chaos Control, Chaos sempre con la meta. Penso sia la versione senza Decreto. Diciamo che lo metterei sempre anche questo categoria A, dietro al mazzo con Decreto, sì. Diciamo che secondo me è comunque la versione migliore di Chaos Control, rimane quella con Decreto, perché comunque alla fine è la carta che ti rapina più partite contro Warrior e anche contro Turbo, anche se non sono un esperto di questo mazzo, un mazzo che ho sempre reputato limitato. Dopodiché questo è il mazzo Abbandono, sì. Spuntato quest'anno. Diciamo che non puntano a evocare Abbandono, ma la usano come scartino per mettersi il Dark, ma lo metterei nella categoria B, sopra Gatto. Non è un mazzo che reputo particolarmente forte, però è carino che comunque ci provino a cambiare le carte nel gioco. Sì, comunque il concept è carino, anche quello è un buon tier 2, diremmo, però diciamo che non si avvicina al turbo classico. E poi, questo credo qua sia cosa vedo? Questo dovrebbe essere il Turbo, dai. Questo è il Chaos Turbo, questo è tier S, mazzo più forte del formato, semplicemente ce le ha tutte, è consistente, c'ha ceiling, può aggrare, può far control, è il mazzo che se sei in giornata stendi tutto. Ok, poi questo qui ovviamente è God Control, con i capri. È God Control, lo metterei sempre nella tiara in mezzo. Diciamo che comunque anche God Control il suo lo fa. Ecco, forse questa versione qua di God Control, guardando in basso, che è quella un po' più lenta, questa qua nella tier B. Ok. Questa qua di God Control, perché ce l'hai, pensavo fosse la variante con Warrior. Sì, diciamo che sì, questa versione qua di God Control è un po' più scarsa del Chaos Control. Va bene, abbiamo ovviamente, questo credo sia mazzo Agro Earth. Ecco, questo è il vero mazzo scam. Diciamo che Artagro veramente
veramente un mazzo che chiunque si avvicina al formato può giocare, può battere chiunque. È un po' un Born, perché è un Born che però attacca diretto. Letteralmente vai all in, non rispetti né TT né Mirror né niente, e se l'altro ce l'ha bene, se no vinci. Ed è il mazzo che ho battuto 2 volte in finale, grazie al capro di side. E questo lo metterei nella tier A, lo metterei addirittura davanti a tutti, perché comunque è un mazzo che, ok, non è forte magari quanto il Chaos Turbo. Warrior però, Chaos Turbo se la vede molto brutta contro Ertagro, secondo me, specialmente se non hai capri di side, perché ci vuole un attimo per Ertagro e ti chiude. Ok, più che altro non pensavo fosse il mazzo che possono giocare, cioè secondo me rimane molto più semplice giocare Warrior. Io appena l'ho preso in mano. In realtà no, perché comunque Warrior devi stare attento col Blade Knight, che se evochi un altro pezzo poi non funziona più. Comunque il Blade Knight, anche quando comunque un minimo di control, Warrior lo fa. Secondo me Ertagro invece vai proprio all-in, cioè proprio il mazzo faccia, proprio aggro per definizione. Diciamo che Warrior è più un aggro stun, quindi un aggro antimeta, no? Questo è il Warrior, no? Cos'è? Warrior Flip? Warrior con Warrior Gauss Flip. o con il Ah, sì, Warrior Flip. Ok, coi flip, questo mettiamola è coi flip. questo è il mazzo che ho usato per qualificarmi, un Warrior coi flip, ed è un buon mazzo, lo metterei tier A dopo tier S, scusa, dopo Chaos Turbo. Questo, come tutte le varianti di Warrior, sono il mazzo, come tutte le varianti di Warrior, sono il mazzo migliore dopo Chaos Turbo. È il mazzo per battere Chaos Turbo. Sicuramente se il meta inizia a diventare pieno di dashoot, pieno di mind, di main, uno può pensare di giocarsi questo, sì, anche se c'è qualche flip, però alla fine mind non è che ti fa così male come a Mirror di Turbo. Quindi questa era stata anche la mia idea per qualificarmi, avevo visto che il meta era un po' troppo tossico e quindi è venuto fuori tra l'altro fra i primi con Warrior Flip, almeno durante quell'annata, tra virgolette, perché giocavano un po' tutti Warrior puro. Io ho portato questo Warrior un po' con le spie, col mago, con la deco, perché comunque diciamo che i flip aiutano, perché comunque uno flippa deco, inizia a pistare, l'altro non vuole farti raijeki, sai, 1.400 si sommano, le spie pure sono molto forti se la riesci a risolvere, se ti fanno un knock gli rimuovi la spia a lui, quindi è un mazzo valido. Poi andando sotto, cosa abbiamo? Meta Cos'è? con gli scapegoat. Altro God Control, vabbè, Sì. comunque è lo stesso che abbiamo messo là, sì, è sempre tier B, esatto, più o meno lo reputo lo stesso, cioè che giochi decreti o non i decreti, diciamo in God Control. Poi sotto vedo, ah, questo è il mazzo del faraone del Banto con cui hanno vinto il primo Nazio SDG di Goat, oddio, come l'hanno chiamato? Il mazzo ruota, come l'avano chiamato? Non mi ricordo ora il nome specifico con cui si chiama, comunque questo sta a giocare Flip Sentry, che è questo mostro che vedete, sui flip rimbalza un avversario e la ruota incubo, e anche questo è un mazzo che metterei nella B, diciamo. Ok, in fondo si merita anche qualcosina di più. No, lo metterei in cima alla B. Comunque è un buon mazzo. Diciamo che questo mazzo ha vinto il nazionale di SDG, la prima edizione. Diciamo che ha perso un po' di forza perché la maggior parte della sua forza era l'effetto sorpresa. Comunque bisogna sempre calcolarlo quello. Poi una volta che si giocano questi mazzi particolari si sa più o meno le meccaniche. E appunto faceva questa lock con Sentry che rimbalzava in mano. La ruota che faceva 500. Si giocava dentro la maschera che riprendeva le trappole. Quindi diciamo questo mazzo molto lock. Ora non mi ricordo qual era il nome del mazzo, mi sfugge proprio. Tranquillo. Poi sotto c'è Panda Barn, Sì, vedo. ovvio. Ecco, diciamo che il Panda, secondo me, già è una versione migliore rispetto a Gatto. Ci sono vari modi con cui si può montarlo, si può giocare con le cene energy senza, però è un po' più solido. Questo è proprio il mazzo che ha vinto il mondiale nel 2022, perché la finale era appunto Panda Barn e Gatto. Addirittura c'erano in top 8 c'erano più Barn che Chaos Turbo 2022. Anche lui ha perso tanto per l'effetto sorpresa, se ne vedono sempre di meno perché comunque la gente sta bella agguerrita di side, e lo metterei in cima alla tier B. Sì, in cima alla Ok, tier B. comunque gatto mi sa che era gatto FTK, Ah, era gatto FTK. Sì, eh? vabbè, Sì. comunque cambia poco. Cioè, se era gatto Barn, gatto FTK, comunque più o meno è quella con Last Will, eccetera. Rising, Sì. questo è un mazzo che, a parte un ragazzo italiano che si chiama MattTuber, non vedo nessuno farci risultati consistenti. È un mazzo molto molto limitato. È il mazzo perché comunque va in base alla giornata, gioca ragionando. I livelli da chiamare se uno ci gioca contro solitamente sono o il 4 per la Crane, che se ne gioca 3 per, di solito l'8 per Dimmock. E lo Diciamo. metterei tier B, lo metterei, ma sopra i God Control, vai sopra il gatto, vai, Ok. giralo sopra
Gatto. Comunque c'è da dire che di buono di questo mazzo è gatto rispetto magari ecco a quei God Control, è che quantomeno ti giochi qualcosa che ha un high ceiling alto, cioè nel senso se quel giorno ti presenti e sei in giornata fai fuori tutti, però chiaramente non sono mazzi affidabili, cioè sono mazzi inconsistenti e sono mazzi che hanno avuto un pochino il loro spazio nel formato quando erano un attimo diciamo meno conosciuti e quindi meno counterabili. Il giorno d'oggi la gente ha capito bene come si counterano questi match e quindi vincono sempre di meno. Sotto troviamo il mazzo di Gardi, mitico Ricky Gardi, che è il Soul Control. E Soul Control, secondo me, anche questo è un T2. Diciamo che il problema di Soul è il fatto che siamo in un meta Dashut. Quindi se giochi contro uno forte e sa che sei su quel mazzo là, magari la Dashut te la tieni settata, aspetta che fai Soul X, te la incatena e te ti sei fatto meno uno. Quindi questo lo metterei dietro il mazzo abbandono. Facciamo prima zombie, Warrior me lo voglio tenere alla fine. Zombie, diciamo tier C, Non esiste. mazzo che secondo me non è esatto, un mazzo che non esiste, spia solo, e poi c'è Warrior che è solido, secondo me è tier S come Flip Warrior, diciamo che sono un po' cioè sono equivalenti, dovunque li metti sono lo stesso power level, va in base alle preferenze, in base al meta, sì. Diciamo che questo è un po' lo spaccato, diciamo Chaos Turbo e le varie varianti Warrior sono le più forti, assolutamente, Chaos Turbo è proprio il mazzo più forte, quasi tier 0, quasi, però essendoci la Trinity si bilancia un po' e poi viene tutto il resto. Diciamo che se uno non vuole giocare Chaos Turbo o Warrior, diciamo che Earth Aggro è una buona scelta, seguita dai vari Chaos Control. Ok, visto che mi hai detto qual è il mazzo più facile, il più difficile da giocare tra questi? Ma più difficile penso siano sicuramente le varianti control, perché comunque le partite sono più lunghe, devi stare attento a non loccarti il terreno coi capri, perché comunque si evocano quattro capri, non devi essere troppo passivo, ma non devi essere neanche troppo avventato. Ci sono anche varie combinazioni, perché poi comunque il mostro principale appunto è Terra, e quindi rischi di rimanere loccato da Terra da solo. Diciamo che ci sono un po' di queste dinamiche proprio da control. Diciamo che Warrior è un mazzo molto facile, è classico mazzo easy to learn, però è hard to master. Diciamo che sono pochissimi i giocatori, diciamo a livello internazionale, che riescono ad avere risultati costanti con Warrior. Sono molto di più giocatori con Chaos Turbo, anche se di base Chaos Turbo è più difficile chiaramente di fare Blade Knight 7-4. Però arrivare a un livello alto di Warrior, a un livello di master di Warrior, ce ne Ok, vuole tanto. bene, bene, allora avrò tanta strada ancora da fare. Detto questo, come ti sei approcciato a Gotta nel pratico? Allora, diciamo che, come dicevo, ho trovato subito un testing partner, ho trovato appunto questa persona che anche lui voleva, diciamo, salire di livello come me e abbiamo iniziato a giocare tanto. Il formato era ancora meno inesplorato, per intenderci bene c'era ancora gente che sosteneva che le versioni control erano più forti del turbo, perché sulla carta effettivamente uno dice c'ho le fusioni, c'ho gli stessi caos e poi c'ho le fusioni. In realtà poi quel mazzo là ha altre problematiche. Nel senso che essendo un mazzo combo soffre molto il brick, perché comunque se c'hai metamorfosi ma non hai il livello 1, capito? C'hai sempre bisogno della combinazione. Quindi ho iniziato con questa persona e noi abbiamo puntato fin da subito su turbo, anche quando non era così evidente, soprattutto in Italia, perché in Italia c'era proprio gente che è andata avanti, avanti, avanti a dire che control era più forte. Poi alla fine si sono arresi, oramai i tornei vai sono quasi tutti turbo, però ai tempi c'erano tanti tanti control, tante liste diverse, chi Chaos Control, chi God Control. Io e lui abbiamo puntato subito su Turbo, online già ha iniziato a fare risultati. Il primo mondiale era stato vinto appunto da Turbo, da un italiano tra l'altro, Riccardo Lari, ha Ok. vinto proprio il primo mondiale con Turbo e anche lui aveva appunto distrutto una serie di Chaos Control e God Control. Dopodiché diciamo che per salire di livello ho iniziato comunque a guardare quello che facevano i giocatori più forti, più affermati dell'online. Ho guardato molti replay, discutevo molto delle play. Col tempo mi sono anche evoluto a livello di liste, perché io qua al mondiale ho giocato una lista praticamente senza solenni, invece ai tempi noi eravamo partiti con tre solenni, tre jar of grid, quindi comunque si è evoluto anche tanto il mio pensiero in base anche a come si è evoluto il meta.
scelta. Ok, considera che ho visto un'intervista di Merlin, che lui praticamente ha vinto il nazionale GOT del 2006, e praticamente lui diceva che dei mostri flip, come potrebbe essere quel bussolotto che flippi e peschi uno, non si giocavano perché non ti davano effettivamente vantaggio, come la giara trappola che peschi uno. Sì, la trappola che pesca uno è stata proprio la quello che delinea il formato moderno da quello vecchio. Diciamo che è stata io e appunto Alessandro Bobba, siamo stati fra i primi che ci hanno creduto, non proprio i primi che l'hanno giocata, perché c'è stata altra gente che l'ha giocata prima di noi, però quantomeno in Italia nei tornei dal vivo siamo stati proprio fra i primi nei tornei dal vivo a portarla. Infatti quel famoso evento che poi lui ha vinto, dove io ho fatto top 4, dovevamo stessa lista, io ho vinto la Svizzera, tra l'altro io ho perso da lui in top 4, noi giocavamo la tripla Jar of Greed, inizialmente era fortissima, perché la gente non aspettandosela ci faceva MST sopra, ci faceva breaker sopra, comunque te la tenevi giù settata e loro pensavano avessi mirror, TT, cose così. Andando avanti col tempo è un po' scemato come cosa, nel senso che se poi uno va a vedere la mia lista al mondiale ne gioco mono, perché comunque diciamo che l'effetto sorpresa si è un po' perso con la Jar of Greed. Rimane comunque un'ottima carta, perché se ti fanno Dashut comunque copri informazioni, turno dopo c'è una pescata in più, comunque la puoi sempre settare di primo e rappresenti delle minacce per l'avversario, quindi magari lo fai giocare in modo più passivo. Però diciamo che ora con la teoria moderna di Goat è una carta che si gioca una barra due copie, perché comunque conta tanto avere anche la densità di carte reali, perché comunque se tu vai in late game non vuoi fare jog che ti pesca un'altra jog, oppure non vuoi top deckare jog. Però inizialmente quando non era aspettate la gente faceva quei breaker, ma quegli MST, anche baitare una tempesta, no? Anche semplicemente magari fare setto Jar of Greed, setto solenne, così magari dici se lui apre Trinità faccio solenne, se lui fa tempesta ceno Jar of Greed e ho fatto comunque uno per uno e lui ha usato tempesta, cioè aveva tante applicazioni. Per una stragrande maggior parte del tempo è stata una delle carte trainanti. Sì, diciamo anche io ero partito prevenuto su questa carta, però poi vedendola in azione effettivamente ha un suo senso. Sì. Quindi, quando hai iniziato, cioè, cosa hai visto cambiare all'interno del formato, a parte Jar of Greed, come mazzi? Ok, allora, quando ho iniziato appunto c'è sempre da fare una distinzione tra l'online e quello che è l'Italia. Diciamo che ora come cosa si è un po' unificato, però appunto ai tempi comunque la gente che seguiva la scena online, che poi è quello che conta, perché il mondiale si gioca online e gli stessi tornei dal vivo ti danno le qualifiche al mondiale online, i meta erano un po' distaccati. Diciamo che l'Italia era un po' fossilizzata, un po' fossile, mentre nell'online già stava prendendo l'avvento questo meta turbo e anche Warrior. Iniziava a spuntare questi Warrior che agli inizi per turbo erano imbattibili. Infatti i primi che hanno giocato Warrior online hanno vinto un sacco di regionali, perché i turbo player non avevano capito ancora come batterli, cioè chi giocava i Gorilla, chi giocava i Cinetico, non si riusciva a trovare una quadra per fermare Warrior e anche un gameplay effettivamente efficace. Mentre dal vivo Warrior era inesistente, perché c'erano tutte queste versioni spazzatura di Control, tutti in varie salse, e quindi era pieno di Control, e quindi quei pochi che giocavano turbo andavano dritti, andavano lisci, cioè, perché comunque per turbo battere Control non è difficile, diciamo che il nemico reale è Warrior. Poi come si è evoluto? Diciamo che un po' poi in Italia, andando avanti col passare del tempo, anche la gente è passata anche tutti a turbo. Poi diciamo che è spuntato Barn, questo me lo ricordo, è iniziato a spuntare diciamo dicembre 2021, e è spuntato questo Barn che appunto poi ha vinto il mondiale, come anticipavo prima, nel senso c'erano in top più Barn che Turbo, che è follia da pensare, perché era il mazzo che nessuno si aspettava, nessuno era preparato di side, non si era ancora scoperto Mystic Walk, che ora è una carta staple, non si era neanche capito come giocare contro Barn, perché la gente era abituata al Barn, allo Stall Barn, quello vecchio che giocava le Shield Guard, i cannoni a onde soniche. Invece questo Barn, la grossa differenza è che giocava Giant Runade, quindi piacevano Giant Runade, ti stavano con la Lily, col Panda, quello che è, e poi ti sparavano tutti i botti in draw phase, quindi era anche una sorta di tra virgolette FTK, no? Se contro il Barn vecchio magari i solenni erano buoni, perché dicevi ok, gli faccio usare un po' tutti gli spari e poi verso la fine inizio a solennare, no? Che ne so, lui è rimasto con una carta, deve pescare una di turno, io ho due solenni, praticamente ho vinto. Magari era anche molto forte giocare, che ne so, triplo da Stornado. Invece contro questo tipo di Barn sì, era forte da Stornado, però non così tanto
tanto perché comunque aveva appunto questo Tourneid che ti faceva e poi ti faceva i danni. E poi appunto è arrivata questa carta Mystic Walk, che è stata fantastica perché ti sbloccava dalla lock con gli Ojama. Quindi c'era anche questo problema contro Barn, che tu magari flippavi spia, evocavi un'altra spia, ok, Ojama 3, io non puoi più fare nulla. O ti fai il ring sul tuo token, o ti fai Raijeki Break sul tuo token, o se no non giochi. E c'hai già 5 mostri, quindi sei già sotto dessert. Quindi è arrivata questa carta Mystic Walk, che era fantastica perché è una spell, quindi te la puoi riprendere di mago. È rapida e tributa di costo, quindi in qualsiasi modo incatenato nella catena io tributo di costo, quindi già 500 in meno di dessert me li sono risparmiati, e appunto ti fa guadagnare o l'attacco o la difesa a tua scelta di quello tributato. Quindi me lo posso fare su una spia per guadagnare 2000, me lo posso fare su BLS per guadagnare 3000, lo posso incatenare a un ring, lo posso fare sui token di Ojama, dove addirittura non prendo manco i 300 di danni perché vengono mandati. Quindi appunto è spuntato sto Barn che ha vinto il mondiale, poi verso la fine diciamo che l'anno ancora dopo è spuntato questo Ertagro, dove un tizio ci ha fatto top al mondiale e è iniziato a sciamare anche questo mazzo perché sono spuntati come i funghi. Quindi diciamo che, per riassumere, quando ho iniziato io era molto, c'era una densità grossa di God contro le varie varianti. Diciamo verso metà dei 2 anni in cui ho giocato è arrivato Barn. È stata una scintilla perché è durato poco, perché poi comunque la gente ha detto: oh, bisogna trovare una soluzione qua. E quindi dopo 2 o 3 mesi stavano tutti agguerriti con le carte di side per Barn. E verso la fine è arrivato appunto questo Ertagro. E per quanto riguarda Turbo in sé, diciamo che il grosso cambiamento che ho visto, che poi non è in realtà un cambiamento, ma diciamo in primis che si è partiti a giocare con il triplo Solenne, le 3 Jog, almeno per quando ho iniziato io, e si è arrivati verso una lista con magari mono Solenne, mono Jog. Quindi diciamo che sia i Solenni che le Jog non sono più diventati uno staple da 3x. Anche Spia è una carta che è spuntata in Turbo, è diventata staple, che quando avevo iniziato io non lo era, perché è una carta che si giocava di side per Warrior. Lo stesso Warrior è cambiato un po' perché all'inizio magari si giocavano più mostri, mi ricordo si giocava addirittura anche Skill, Dark Magician, più Beater. Diciamo che è stato un po' rifinito come mazzo. Diciamo che più o meno è questo il quadro della situazione. Ok, qualcosa di nuovo che sta uscendo fuori adesso c'è o no? Nuovo nuovo che io sappia non ho visto nulla di che. C'è da Ok. dire però che il mondiale è stato abbastanza vario, perché l'ha vinto 2 volte Tour, tra l'altro da 2 italiani, quindi la prima edizione e la quarta io. Poi ha vinto Barn e poi ha vinto Mazzo con Return, quindi diciamo che non è che ha sempre vinto il T1. Ok, adesso voglio farti una domanda che si divide in due. Perché giocare GOT rispetto ad altri formati o lo standard? E nel caso, quali sono le problematiche di GOT? Cioè, i punti di forza e di debolezza del formato? Ok, perché giocare Goat in un avanzato? Bah, sicuramente Goat come target principale ha quei giocatori che non per forza hanno giocato durante l'arco del 2005, ma magari anche un po' in più là, che poi hanno smesso e tornano oggi e si trovano un gioco completamente diverso. Se io penso che ho iniziato nel 2011, che comunque dove comunque il gioco non era lento come Goat, cioè comunque già c'erano i sincro, comunque si scombava un minimo, però se oggi guardo il gioco, guardo avanzato, dove in media un game dura 4 turni, è completamente diverso, e comunque devi montare un mazzo in base alle entraps, ai board breaker, eccetera. Quindi diciamo che questi giocatori che tornano dopo X e hanno lasciato Yu-Gi-Oh! In un modo, lo trovano in un gioco completamente diverso. Quindi sicuramente il target di Goat si rifà quello. Un altro dei vantaggi di Goat è sicuramente che è molto economico, perché comunque se un mazzo costa pochissimo, tutte le carte sono state ristampate. E le problematiche di Goat sono che chiaramente il formato, rimanendo sempre lo stesso, tende a stancare. Per quello che mi riguarda, diciamo, parlando da giocatore comunque più o meno forte, l'edge competitivo, quindi il vantaggio competitivo, si accorcia ogni giorno di più, perché comunque dopo un po' la gente inizia a imparare a giocare al formato, quindi diventa sempre più difficile riuscire a vincere, perché comunque più il giocatore medio, ma anche il giocatore casuale, impara a giocare al formato, più si basa su chi pesca meglio, Ok. semplificando così. Chiaramente il fatto appunto che il formato rimanga quello, non c'è poi questo grosso edge dal punto di vista del deck building, che comunque è un edge che sposta tanto.
tutto nel formato costruito, perché comunque magari io non sono un top player, sono un giocatore che me la cavo, però magari testo col mio gruppo, trovo una lista tra virgolette innovativa che la gente non si aspetta, posso toppare l'evento tranquillamente. Sì. E questa cosa in Goat non c'è, perché si fa un evento, escono fuori le decklist, la gente vede cosa si giocano. Diciamo che sì, il formato è limitato a quelle poche carte. E Esatto. ovviamente giri una, giri l'altra. Alla fine le liste sono più o meno sempre quelle. Sì, esattamente. Ok, ultima domanda. Secondo te, il fatto che abbiano legalizzato i formati ha portato altra gente a giocare a GOT oppure no? Secondo me il fatto che comunque ci siano i Time Wizard ufficiali è stato una manna dal cielo. Ora poi sono un attimo discutibili come vengono organizzati, perché comunque usare le regole di avanzato per questi formati qua è un po' meh, nel Sì. senso che comunque sono formati dove sono molto grind, no? Quindi le partite sono molto molto lunghe. Quindi diciamo che ci vorrebbero un po' il formato un po' come era una volta, vecchio, diciamo, con quei turni. Detto ciò, ha portato un grosso benefit, perché ad esempio Edison, che ormai è quello che sta spopolando, io stesso comunque gioco di più rispetto a Goat, ha avuto un boost enorme dopo che in America hanno iniziato a fare questi Ultimate Time Wizard, questi eventi qua. Tra l'altro ce n'è stato pure uno all'USS di Rimini di Goat, appunto, dove si vince la Giant Card, e la player base Aspetta, aspetta, aumenta mi ogni sa che ti sei giorno. sbagliato. Rimini, Bologna. Bologna, Bologna, scusa, scusa, ho confuso. Vabbè, sempre là, Emilia, diciamo. E diciamo che ha boostato tanto e poi secondo me c'è tanta gente che comunque una volta che ha visto il supporto Konami, comunque magari era da un po' che pensava se mollare o meno avanzato, sia perché non gli piaceva il gioco, sia perché gli impegni, sia anche perché comunque i mazzi sono costosi, i mazzi da meta, se uno vuole competere, sono veramente costosi e cambiano ogni 3 mesi, quindi la gente comunque ha detto ok, questa roba qua ora è comunque un minimo riconosciuta. Magari non ci sono ancora dei big event ufficiali Konami, però comunque sono, diciamo che è ufficiale, cioè non è più solo una roba underground, e quindi ha fatto lo switch. Ok. Io ho visto anche nomi di gente comunque che era forte in avanzato, che ora gioca i retro format in generale, non solo Goat. Ok, poi Ludo, grazie mille per questa puntata. Se vuoi ringraziare qualcuno, fallo tranquillamente, senza problemi. Beh sì, in primis comunque vabbè, faccio un ringraziamento a Gag, Francesco Girgenti, che comunque è quello che alla fine mi ha fatto fare lo switch in Goat, perché ha visto che comunque avanzato non mi piaceva più, ha visto comunque che a Goat avevo del potenziale, e lui in primis mi ha consigliato, mi ha detto dedicati solo a Goat, tanto qua stai a perdere tempo, non ti piace più il gioco. Sicuramente poi ai miei amici comunque quelli di Milano qua, quindi Alessandro Longo e Daniele Casiraghi, comunque Fabio Re, Emanuele De Angelis e il Banto, sono appunto i miei amici di Roma. Fans, che mi ha sempre supportato, proprietario del circuito Shuffle Deck Gaming, quindi un ringraziamento anche a lui, comunque ci ha sempre creduto. E vabbè, poi un ringraziamento a tutto il mio team Perfect Sì, Circle. lo conosco. E vabbè, Ludo, grazie mille Grazie. per tutto, anche se Grazie a voi. sono costato un attimo, ma stavo veramente pieno fino al collo e le persone a casa non lo sanno, io attualmente ho 39 di febbre, però ci tenevo tanto a fare questo video. Detto questo, Grazie. ragazzi, vi ringrazio per aver visto questa puntata e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!